Il segretario nazionale Roberto Fiore, l'unico candidato per acclamazione, credo che tutti debbano alzare la mano. Congresso e mi rivolgo soprattutto a coloro che sono stati da questa parte, Gianni Correggiani, Alessandro Arpoit, Giuseppe Zito, la Federazione Romana, tutti coloro che hanno partecipato fortemente all'organizzazione di questa assise, a loro va dato veramente un grazie enorme, ma anche potuto toccare che c'è un taglio sull'organizzazione, l'efficienza, la presenza, molto importante, e questo è lo stile che il movimento deve portare con sé nelle prossime battaglie. Ma io penso anche che oggi noi possiamo dire qualche cosa, dopo aver sentito i nostri fratelli stranieri, noi possiamo dire, e molti di noi che sono stati presenti oggi e ieri potranno dire effettivamente nel futuro, ebbene, noi quel giorno lì c'eravamo, perché questa è una giornata storica, la stampa non ne parlerà assolutamente, il più totale silenzio, ci stiamo abituando a una forma di silenzio quasi assoluta che non avevamo mai visto, ma voi sapete perfettamente nei vostri cuori che questa giornata ha un valore proprio per le battaglie che sono state annunciate e che si preparano. Ebbene, noi siamo coscienti che è finita una fase, è finita, come dicevo ieri, la fase della sopravvivenza, è finita la fase della minaccia continua da parte dell'estrema sinistra che non c'è più. Attenzione, qualche soddisfazione ce la dovremo togliere. E qui vedo anche dei forzalovisti di Livorno, andremo anche a Livorno, noi non lasceremo nessuna piazza in mano a al caso politico reale, e con quella minaccia incombente, presente che per i primi 10 anni ha reso certamente romantica ma anche difficile la nostra battaglia, è finita. E allora Forza Nuova, con la sua compattezza, con la sua militanza, si deve preparare alla prossima grande battaglia, al prossimo grande scontro. Ed è stato detto poco fa, il grande scontro che ci si prepara è contro quel liberalismo, quel capitalismo che è permeato purtroppo nel sangue dei nostri popoli e delle nostre nazioni. E come dicevo ieri, se noi andiamo spesso e volentieri abbeverandoci verso l'Europa dell'Est è perché sappiamo invece che quei popoli non sono stati avvelenati dal liberalismo, e se assistiamo in quelle nazioni al risorgere del loro sole è perché sappiamo che effettivamente i sentimenti e gli elementi di cristianità e nazionalità in questi popoli si stanno facendo strada. E allora il nostro compito oggi è di portare quella rivoluzione, di portare quella rivoluzione di tradizioni e di sovranità nella nostra terra. E dobbiamo anche, e questo è fondamentale, cercare di riportare in questo senso il discorso di Nick Griffin, è stato molto importante, abbiamo la responsabilità di essere il faro ideologico e dottrinale per tantissima gente, perché nel momento della difficoltà, nel momento dell'incertezza, la gente perde la bussola. Ecco, in questo momento noi possiamo dire che quantomeno in Italia la gente non può perdere la bussola, perché grazie a Dio c'è Forza Nuova. Prepariamoci alle nostre grandi battaglie, ma prepariamoci soprattutto a due dati che potrebbero nelle prossime settimane diventare fondamentali. Uno è il possibile default, o quantomeno una fase gravissima di avvitamento economico. Bene, allora
Abbiamo con le nostre proposte l'idea della moneta comunale, abbiamo detto chiaramente qual è la strada, ma anche abbiamo detto chiaramente per quanto riguarda tutto il discorso dell'agricoltura che è fondamentale in caso di emergenza impostare immediatamente quel collegamento fra militanti e realtà contadine e agricole per in quel momento essere punto di riferimento, quando lo Stato non potrà forse essere punto di riferimento. E so che in questo momento sto dicendo cose grave, io non sono un pessimista, non sono un catastrofista e sono d'accordo con quanto è stato detto prima che al nostro popolo noi dobbiamo essenzialmente dire quale sarà il sentiero futuro che è un sentiero luminoso. Ma altro dato importante, prepariamoci a una possibile guerra nelle prossime settimane ed è l'ennesima guerra di chi non potendo sopportare la pace deve per forza scatenare qualche guerra in qualche parte del mondo, perché per loro la guerra è un business, perché per loro il caos è una filosofia, mentre noi siamo i veri amanti della romanità e della cristianità, in quel senso noi siamo i veri portatori di pace. Ebbene, è facile che nelle prossime settimane Israele scatenerà una guerra, ma noi come forza novisti, noi come italiani, noi come europei, dobbiamo sapere perfettamente da che parte staremo. Noi stiamo in questo momento contro tutti coloro che stanno difendendo i diritti della Palestina, ma i diritti di tutto un mondo che si vede sopraffatto da una volontà di guerra e di distruzione che un giorno sappiato, e penso che lo sappiano pure loro, colpirà anche loro con una terribile vendetta. Bene, allora prepariamoci a delle fasi difficilissime, ma prepariamoci soprattutto al nostro compito quotidiano, quello di mantenere saldi i punti, saldi le idee forza del nostro movimento, la difesa della vita, la difesa dell'identità nazionale, la difesa della famiglia in senso naturale, la difesa del lavoro, dello Stato sociale, la difesa della sovranità monetaria, la difesa di una cristianità al centro della società. Questi sono elementi fondamentali di una vera rivoluzione ed è questo il motivo per cui oggi non parliamo nemmeno più di rivoluzione sociale, di rivoluzione nazionale o di rivoluzione tradizionale. Certo, sono concetti giusti, ma noi oggi possiamo dire con certezza di essere una cosa semplice, la rivoluzione. Fra 10, 20, 30 anni ci chiederanno: ma voi in quel momento dove stavate quando si stavano decidendo le sorti dell'Italia, dell'Europa, quando si stavano decidendo le sorti del mondo? Bene, voi potrete dire come me, voi potrete dire tutti: noi eravamo lì, pronti a combattere, noi eravamo lì a combattere e a fare quello che è essenzialmente il nostro dovere di esseri umani, che è quello di stare sempre dalla parte della giustizia, sempre dalla parte dell'onore, sempre dalla parte della patria nel senso più alto, quello che José Antonio definì in modo appunto profondissimo. La patria sono i nostri figli, la patria sono chi ci ha preceduto. Quella è la vera patria che noi in questo momento vogliamo difendere con risolutezza e con coraggio. Viva l'Italia, viva Forza Nuova!